Ciao a tutti ragazzi, siamo i Gentrofi e oggi siamo qui ragazzi col fogliazzo. Argomento speciale. Un argomento che siamo molto affezionati su questo argomento. Perché allora chi sta sul cuore? Sul cuore. Bando alle ciance, ciancio alle bambale. Allora, stiamo parlando di... Oggi faremo un video su CSGO, Counter Strike. Perché, come potete ben vedere dal nostro canale, abbiamo fatto grandissimi video. Noi siamo assidui giocatori di Counter Strike World Offensive. Giochiamo veramente tanto, giochiamo a quel gioco. Tanto la sera facciamo la sera facciamo sì, competitive quando c'è possibile farlo, facciamo delle competitive. E purtroppo questo gioco ha dei piccoli difetti, forse anche grandi. Purtroppo dei piccoli difetti di molti difetti, tra cui ti ho fatto una breve lista, che una lista o così da più, più una lista. Io partirei con i vari punti. La community di Counter-Strike World Offensive, community globale. Allora, leggiamo gli italiani per ora. Però parliamo della community globale in generale. Il gioco è pieno di russi. Sukabet. Report. Allora, io attenzione. Io sono simpaticissimi perché anche noi ne abbiamo incontrati veramente tanti. Facciamo qualche piccola chiacchierata nel nostro, nei nostri limiti di inglese. E sono anche simpatici. Quanto? Il 20% di tutto il gioco? Perché? Allora, non ti puoi permettere di fare un piccolo errore. Sukabet. Curva. Tu non puoi, sei una merda. Se hai sbagliato un'uccisione e sei l'ultimo in partita contro 4, perché si sa, loro sono i pro, muoiono subito, tu sei quello che fa una merda e lui che rimane in base tu. Niente, ti non puoi sbagliare lì, non puoi sbagliare un punto. Se ti fai anche 30-0, no. Allora, muori una volta su Kabet, report. E qui sono i russi, ma non sono dei russi, perché guarda, abbiamo preso i russi come... Non sono solo i russi, sono tutta la comunità in generale, italiani, russi, tedeschi, francesi. Allora, si comportano come dei bambini. Cioè, bambini... Italiani, soprattutto. Ma anche italiani. Ma qui è un argomento che ci arriveremo dopo, ci arriveremo agli italiani. Parlando sempre di community, la community ha certi elementi che non solo rovinano il gioco a loro, ma lo rovinano anche a noi. Perché? Perché ci sono certe persone che entrano in partita, che fanno, ti ammazzano. O fanno le trottole. Sì, fanno le trottole. Ma le trottole. Ragazzi. E sulle trottole ci sarà anche un argomento a sé stesso. Ma no. Quindi questo è, purtroppo, ci dovrebbe essere un qualche tipo di, non lo so, la Valve deve fare qualcosa per riuscire a sistemare la community in generale. Ovviamente le teste di cazzo ci saranno sempre. Vabbè, le teste di cazzo. Quello è impossibile. Se uno ti entra in partita non è che ci sia la Valve che ti dice non sparare alla gente, se no ti banniamo. Però una sistematica ci vuole. Punto 2, la community italiana. Attenzione ragazzi. La community italiana. Argomento caldo. Allora, io si è fatto ieri la partita. Sì. Ieri sera abbiamo fatto una partita con tre teste di cazzo. Sarà un gruppo da 5. Abbiamo fatto, allora, abbiamo sfruttato il nuovo aggiornamento di CS. Nuove community che hanno le lobby. Esatto, hanno aggiunto dei gruppi che tu puoi trovare direttamente la CSGO. Per entrare in partita, vabbè, perfetto, si entra in questa lobby tranquilli, ciao a tutti. Quindi tutto bene. Allora, noi intanto diciamo che non siamo rank altissimi, siamo 9-4. Quindi ci siamo stabili. Si rimane però in quel rank lì, perché purtroppo si vince, si perde. E siamo riusciti a trovare un Legendary Eagle. Con noi italiani. Erano due Legendary Eagle e un 9-3, se non sbaglio. Sì, Silver. Sì. Forse un Silver. C'era anche un Silver 5. Allora, uno leggero. Insomma, erano un misto di rank. Un misto di rank. Che succede? Succede che siamo entrati in partita, i primi due round tutto a posto. Tutto a posto, al terzo, forse anche al quarto round. Al quarto round esce fuori il genio. Il devasto. Gente che inizia a sparare di qua, a sparare di là, a correre. Gli dici vai in B perché stanno lì. Rush di qua. 4 in A. Noi due come delle merde lì eri. Ovviamente si fa. Noi cerchiamo di giocare in un modo più competitivo possibile, perché siamo una competitiva. Poi siamo tutti e cinque italiani, un minimo di organizzazione ci vorrebbe. Che succede? Succede che Nabbi, siamo diventati. Siamo noi Nabbi. Noi non siamo veramente dei pro player, perché noi giochiamo per divertirci, non è che siamo.
siamo a quel rank lì, ma perché giochiamo in un certo il nostro modo. Lo facciamo. Cerchiamo di contribuire durante la partita, ma ci sono certi eventi, ci sono certi eventi. Che succede? Siamo diventati in abito tutto un tratto, perché? E perché eravamo i primi due nello score. Sì. Ma in generale facevano uno score di merda, ma davano il gioco di pallone. E questo era un esempio. I primi a morire erano. I primi a morire erano, ma questa è una storia di quello che è successo ieri sera. Ma la community di Counter-Strike più o meno è così, la community italiana. Quasi tutta, non vogliamo fare tutta la bonfascio, però ci sono anche molti ragazzi simpatici, cioè noi abbiamo conosciuto su CS ragazzi simpatici, amici che anche ora facciamo qualche partita insieme. Ci sono ovviamente come in tutte le parti, ci sono persone per bene e persone di merda, ma l'80% di queste persone sono persone di merda. Adesso direi di parlare di una cosa importante, il sistema di rank. E nessuno ci ha mai capito un cazzo. Il sistema di rank. Allora, tu per rankare giustamente devi farti le tue partite competitive e devi vincerle. Però non ti dicono come. Allora, se tu fai 4 partite in competitiva e le vinci e ranking in Nova 2, un esempio, no? Perché se perdo 2 partite devo rankare? E quello viene. Va bene. Perdo 2 partite, ci sta. Perdo 2 partite, fammene rivincere altre 2 e ritorno in Nova 3, in Nova 2 quello che è. Invece no, fregatura. Io non ho vinto anche 4 di fila dopo essere stato rankato. E vincere 5 o 6 per rankare. Questo è un sistema di rank che può essere buono, ma non per noi. Noi veramente, secondo me, dovrebbe essere una sistemata per noi, perché tutto quello che stiamo dicendo in questo video è per noi. Che è secondo noi, come dovrebbe essere. Le nostre idee. Cioè, secondo. E ora andiamo nei 2 punti più importanti di tutto il video. La questione cheater. Cheater, ragazzi, cheater. Però allora, sul cheater c'è collegata anche un'altra parola, che è una mappa, Dust 2. Dust 2, che è la più piena di cheater. Te puoi essere un silver, un global, cheater. Cheater. Dust cheater 2 si chiama. I cheater sono la piaga di Counter-Strike, ma non di tutti i giochi in generale, ma Counter-Strike, ragazzi, è veramente pieno di cheater. È una cosa impressionante. Allora, intanto si sa, ora la Valve ha messo il nuovo sistema Prime per riuscire a bloccare. Non cambia un cazzo. Una famiglia composta da 5 persone che usano il numero di telefono, sua madre, suo padre, sua sorella, il bambino di 3 anni che ancora deve nascere. Ma, oddio, funzionerà quando questo si rompe il cazzo, devi comprare sempre un'altra scheda, rifarsi il numero, va bene, fermi. La gente crede che, cioè, non gli frega un cazzo, non gli frega niente del sistema Prime. Quindi rovinano il gioco a noi, a voi, ma rovinano il gioco anche a loro, perché cosa c'è di bello a riuscire a vincere una partita non giocando, fare uno score della Madonna, ma però non sei tu bravo, sei tu che mi vedi attraverso un muro, premi il tuo tastino aim e mi ammazzi in testa. È questo il problema. Perché giustamente, tornando al sistema di rank di prima, se tu fai una partita che nella tua squadra c'è un cheater, ti capita di trovarlo anche uno così che te non sai che sta cheatando e ci giochi insieme, tu vinci la partita, se questo elemento viene bannato vieni derancato ma tu non è che perdi quella partita, no, tu perdi 10 partite. 10 partite minimo. Ti vengono scalate 10 partite dalle tue vittorie e vieni derancato. Eppure il livello, anche il livello viene abbassato. Ti viene tolto completamente il rank. Sì, sì. Che cosa che a noi è successo, parliamo per esperienza. Noi ci siamo ritrovati trovati uno in squadra, non sapevamo che cittava. Ci siamo ritrovati da essere dal Nova, noi eravamo ancora in Nova 3, dal Nova 3 no. Sì, no? Nova 4, sì. Ci siamo ritrovati dal Nova 4 a essere senza rank. Sì, senza rank così, dal nulla. C'è spunto lo scritto, la scritta che ovviamente uno o più persone sono state riportate e giudicate col pelo. Quelli che giocavano con noi. Che succede? Ci siamo fatti le nostre partite e siamo ritrovati in Nova 2. Sì. Quindi ci hai rimesso te che ti volevi fare la tua partita tranquillamente. Tu, giocatore onesto, vuoi giocare, ma c'è qualcuno che, anche se non ti rovina la partita a te perché sta giocando con te, te la rovina lo stesso, perché tu dici, va bene, adesso gioca con me, ma vieni penalizzato lo stesso, perché ti viene tolto il rank, perché sa, chi gioca in competitiva, è normale che uno che gioca a CS in competitiva, sì, lo vuole fare per divertirsi, ma lo vuole fare anche perché vuole un minimo di sfida, vuole giocare con persone che sanno giocare ma che giocano lealmente e che giustamente vieni premiato con il tuo rank da sopra. E ora io andrei all'argomento finale, sempre parlando di cheater, andiamo a finire al sistema, al VAC, il VAC anti-cheat, che sarebbe il Valve anti-cheat, scusate,
funziona di merda. Non Valve. Funziona. Valve e Steam, vi prego, non ci caderete mai il video perché giustamente siamo due stronzi che fanno via video. Ma metti caso, lo vedete. Il VAC funziona di merda. Avete un accidente di merda. Allora, perché ci ritroviamo con persone dentro la partita che cittano spudoratamente e continuano a citare in altre partite, ma non succede niente? Ma poi, se vedo una persona che ti fa le trottole davanti e spara dietro i muri, quanto ci vuole mai a dire che questo è cheater e lo banni? Boh. Persona che viene reportata costantemente. Sì, sì, 20-30 report, passano mesi. Oh, quello lo cittava. Niente, il VAC certe volte non riesce a trovarti i veri cheater, ma e qui arriva una cosa bruttissima. Riesce a trovare i cheater dove non ci sono. Io, perché? Diciamo questa cosa qui, abbiamo visto su internet, ma anche in generale conosciamo persone che si sono ritrovati l'account bannato dal nulla. Ci sono persone che si sono ritrovati l'account dal nulla, ma non stavano nemmeno giocando, rientrano a casa magari dopo una giornata di lavoro, si vogliono rilassare e farsi la loro partita su Counter Strike, la sorpresa. Apri l'account di Steam e ti trovi scritto back ban. Non deve essere una cosa bellissima. Fortunatamente noi non ci è mai capitato, ma ci mettiamo nei panni di questo povero stronzo che torna a casa e si trova l'account back ban per niente, perché... Però intanto le trottole continuano ad andare. Però intanto lui gioca onestamente e viene bannato, e magari, siccome è anche un giocatore che gli piace il gioco, è costretto a ricomprare il gioco, a rifarsi un altro account, è una cosa bruttissima. E lo stronzo che invece vuole cittare perché vuole cittare e vuole rovinare il gioco agli altri, no, che fa? È ancora lì a girare, a trottolare per la stanza e a fare le kill ingiustamente. Sì, no, ma quello lo campano mesi. No, io ecco, questo è un appello alla Valve. Fai qualcosa, migliora il tuo anti-cheat. Se ci riusciva. Ma anche il sistema di assistenza dei clienti. Il sistema di assistenza. Se io. Se ti mando 30 mail. Prendiamo esempio noi. Se noi mandiamo una mail alla Valve perché mi trovo un account bannato. Ma anche per altri motivi, ma se mi trovo un account bannato, perché tu non mi devi rispondere? Oppure mi devi dire che sono cazzi tuoi perché il sistema di anti-cheat ha riscontrato che ci sono non è vero, magari non stava anche cittando, ma per loro hai cittato e cazzi tuoi, perché non ti danno assistenza, ti tocca ricomprare il gioco ingiustamente. Se voi andate nelle impostazioni di Steam, troverete scritto che dopo aver ricevuto un back ban non c'è possibilità di rimuoverlo, e soprattutto non puoi sapere la data e il momento preciso in cui dovresti avere ipoteticamente cittato, quindi non ti danno neanche uno straccio di prova a caso, però. Cioè, allora facciamo così. Questo, ragazzi, era il nostro video su CSGO. Pensieri così. Volevo parlare di questo gioco perché siamo veramente, diciamo, affezionati, perché noi giochiamo veramente, cioè ci giochiamo veramente tanto a CSGO. Giochiamo a tutti i giochi, ma CSGO ci mettiamo lì la sera tra di noi con i nostri passiamo amici, ore e ore. E ci passiamo le nostre ore tranquille a fare il competitivo. Questo è tutto. Io, se siete d'accordo, lasciate un mi piace, fatecelo sapere nei commenti se è successo anche a voi, che siete stati bannati o che avete avuto problemi con la Steam o che ci sono problemi di assistenza, di community, tutto quello che volete scrivete lo lasciate nei commenti. E io, ragazzi, vi ringrazio per averci ascoltato, lasciate un mi piace a noi, lui il foglio, questo è il foglio, per l'altro, perché non è che ci si stava leggendo, era un foglio con 5 punti così facili. Un foglio così per 3 punti. Sì, uno del tipo 5 punti messi lì in alto, abbiamo usato. Quindi lasciate un mi piace per il fogliazzo, iscrivetevi al canale se vi va. E viva la Valve! Viva la Valve!